Salve, noi sappiamo che nell'arco di una vita si susseguono determinati avvenimenti, buoni o meno buoni. Ci sono dei periodi in cui ci capitano certi avvenimenti, certi fatti, e altri in cui ne capitano degli altri. Ora, nella stragrande maggioranza dei casi, questi avvenimenti, questi fatti che capitano nella nostra vita, coincidono con determinati movimenti planetari nel cielo. Basta che un pianeta, per esempio, passi nel nostro segno zodiacale, o che un pianeta o dei pianeti, muovendosi nel cielo, formino degli aspetti con altri pianeti del nostro tema natale, ed ecco capitarci determinate cose. Ovviamente, se questi aspetti sono positivi, avremo delle ripercussioni positive nella nostra vita, quindi fatti gradevoli, piacevoli, buoni. Se invece a questi aspetti sono negativi, avremo delle ripercussioni negative, quindi periodi di problemi, difficoltà, preoccupazioni, sofferenze e così via. Questi passaggi, questi movimenti dei pianeti vengono chiamati transiti, e i transiti sono anche una delle tecniche che vengono utilizzate in astrologia per far luce su un determinato momento della nostra vita o per conoscere in anticipo quello che potrà essere il nostro futuro. Basta avere le effemeridi dell'anno che ci interessa e guardare i movimenti dei pianeti in cielo rapportandoli al nostro tema natale. Dobbiamo però capire che questi pianeti, quando si mettono in movimento, non fanno altro che attivare qualcosa che c'è già dentro di noi. Cioè non sono loro a creare il fatto, la situazione. Loro non fanno altro che risvegliare delle energie, qualche cosa che c'è già dentro di noi, e di conseguenza quell'energia risvegliata attirerà la circostanza della quale parliamo, nella quale rimaniamo coinvolti. Faccio un esempio per capire meglio questo concetto. Se io voglio accendere un fornello della mia cucina, cosa faccio? Apro il rubinetto del gas, accende un fiammifero e il fornello si accende. Ma il fornello si accende perché c'è il gas che arriva dalla tubatura. Non sono io che creo il gas in quel momento. Il gas c'è già, arriva dal condotto, io non faccio altro che accendere il fiammifero e dargli fuoco. Se non ci fosse quel gas che arriva dalla conduttura, io posso accendere anche tutti i fiammiferi del mondo, quel fornello non lo accenderò mai perché manca il gas. Lo stesso concetto lo possiamo applicare ai transiti planetari, ai movimenti dei pianeti. Se dentro di noi non ci fosse già qualcosa che quel determinato pianeta in quel momento va a risvegliare, a noi non succederebbe assolutamente niente. Allora, è possibile difendersi dagli influssi planetari? La risposta è certamente sì. Basta non mettere a disposizione dei pianeti il materiale che può ritorcersi contro di noi e metterli invece a disposizione del materiale che può ritorcersi a nostro favore. L'unico modo per far questo è di ripulirci da tutto ciò che c'è di negativo dentro di noi. Quindi coltivare pensieri positivi e buoni sentimenti, perché pensieri e sentimenti sono energie e come ogni energia, anche loro hanno una loro frequenza vibratoria. Questa frequenza vibratoria, per la legge di attrazione o di risonanza, attirano altre frequenze vibratorie analoghe che provocano poi l'avvenimento nella nostra vita vissuta. Quindi, praticamente, noi non dobbiamo far altro che
svuotare il nostro serbatoio di liquidi infiammabili e riempirlo con acqua fresca, pulita, limpida, salutare. Perché quando noi siamo sempre focalizzati su qualcosa di negativo, noi coltiviamo pensieri e sentimenti negativi. Quindi è come se riempissimo questo serbatoio interno di liquidi infiammabili. Siamo seduti su una polveriera. Basta una piccola scintilla per far saltare tutto in aria. Viceversa, se noi questo grande serbatoio lo riempiamo di acqua salutare, pulita, non succederà niente. Anzi, quando arrivano certi movimenti dei pianeti, andranno a utilizzare quell'acqua per il nostro bene, innaffiando il nostro terreno e facendo crescere delle pianticelle belle, profumate, nutrienti, se sono frutti, eccetera. Ecco quindi l'importanza di praticare, mettere in pratica certe conoscenze che ci permettono intanto di monitorarci in continuazione su quali sono i pensieri e i sentimenti che stiamo coltivando. E in secondo luogo anche di fare in modo di sostituire immediatamente pensieri e sentimenti negativi con pensieri e sentimenti positivi, affinché quando eventuali pianeti si mettessero in movimento e andassero a accendere il fornello, non troverebbero quello che ci può far male, ma troverebbero quello che ci può far bene. Quindi, come vedi, come ho già detto tante altre volte, abbiamo noi il coltello dalla parte del manico. Siamo noi che possiamo veramente fare il bello o il cattivo tempo. Come dice Neville Goddard in uno dei suoi libri, non affrontate la realtà, createla. E noi abbiamo questa possibilità. Così facendo, noi possiamo diventare veramente, finalmente, dei maestri consapevoli, cioè usare coscientemente, consapevolmente, la nostra maestria di fare accadere le cose. Bene, prima di salutarti, io voglio ancora ricordarti che hai la possibilità di iscriverti al nostro canale YouTube cliccando sulla stringhetta che vedi sotto questo video, in modo da essere sempre informato della pubblicazione di nuovi video che noi proponiamo. In più, se questo video ti è piaciuto, ti chiederei di cliccare sulla manina col pollice in su per manifestare il tuo gradimento. E puoi sempre anche mandarci una tua osservazione, un tuo commento, un tuo giudizio, un tuo suggerimento, una tua idea, scrivendo sulla striscia che vedi sotto questo video. Io ti ringrazio per avermi seguito e ti auguro un buon proseguimento. Alla prossima!